friggitrice ad aria può cambiarti veramente la vita in cucina solamente se sceglierai il modello più adatto alle tue esigenze. Ci sono una serie di aspetti che devono essere considerati prima di fare l'acquisto e te ne parlerò fra poco. Non ti fidare troppo dei commessi poco esperti o delle critiche entusiastiche che leggi sulle pagine online. In questo video ti aiuterò, grazie anche alla mia esperienza, a valutare ogni singolo aspetto prima di acquistare la tua friggitrice ad aria. Prima di iniziare ti lascio il link in descrizione di quelle che sono le friggitrici ad aria che secondo il mio parere sono le migliori in base a tutte le caratteristiche che fra poco vedremo insieme. Se vuoi iscriverti al mio canale sarò felice di accoglierti. Attiva anche la campanellina per rimanere aggiornato quando arriveranno nuovi video. La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere se acquistare una friggitrice ad aria di tipo meccanico oppure di tipo digitale. La friggitrice ad aria di tipo meccanico ha solamente due manopole, la temperatura e il timer. All'interno della macchina troviamo una piccola sonda meccanica che cercherà di regolare la temperatura il più vicino possibile a quella che tu hai selezionato. Essendo meccanica non potrà garantirti una precisione come quella digitale, ma sarà molto vicina a quella temperatura che tu hai scelto. L'altro svantaggio è quello del timer. Una volta che noi apriamo il cassetto di cottura, la macchina interrompe l'erogazione del calore, ma il timer continua a camminare. Tutte le operazioni che noi facciamo con il cassetto aperto, per esempio rigirare i cibi, aggiungere condimento, spennellare di olio o fare qualsiasi altra cosa, andranno a sottrarsi questi minuti di apertura del cassetto al tempo totale. Quindi se abbiamo impostato 20 minuti e teniamo il cassetto aperto 5 minuti, la cottura effettiva sarà di 15 minuti. In sostanza non cambia poi molto, ma il modello digitale ha molti più vantaggi. La tipologia digitale raccoglie un'infinità di funzioni che quella meccanica giustamente non ha, quindi ci aiuterà ad essere ancora più precisi e ci faciliterà tantissimo il lavoro nella nostra cucina. Attraverso il pannello di comando, il touch display che possiamo comandare con il nostro dito, possiamo andare a usare una serie di funzioni che ci aiuteranno a velocizzare la cottura. Si chiamano preset, cioè sono dei programmi preimpostati che dobbiamo semplicemente selezionare e la macchina penserà a tutto da sola. Ad esempio, vogliamo cuocere delle patatine fritte, andremo a schiacciare il programma Fries in inglese, che imposterà automaticamente la temperatura a 200 gradi per 20 minuti e il gioco è fatto. La macchina va da sola, quando finisce un piccolo segnale acustico ci avviserà che la cottura è terminata. Se vogliamo andare invece ad usare un programma preimpostato ma a modificarlo, lo possiamo fare andando ad agire sul tempo e sulla temperatura, oppure possiamo direttamente usare un libero programma scelto da noi, quindi impostando il tempo e la temperatura. All'interno dei programmi preimpostati sul touch display possiamo trovare tre funzioni che sono il prescaldamento, mantenimento in caldo e lo scuoticestello. Te ne parlerò fra poco. In definitiva ti posso dire che non esiste una sostanziale differenza fra il modello meccanico o il modello digitale. Ti consiglio però di valutare la scelta per un modello digitale, perché tutte quelle funzioni che possono sembrare troppe o ti possono spaventare in realtà sono molto facili da utilizzare e ti aiuteranno a velocizzare tantissimo il lavoro in cucina. Un altro aspetto da valutare sicuramente con grande attenzione è la capienza della friggitrice ad aria. La capienza si esprime in litri, 2 litri, 3 litri, 3,5, 4, 5, XL, XXL. Devi valutare bene la capienza in base al tuo nucleo familiare. Ti dico subito che una friggitrice piccola da 2 litri non ti servirà a nulla, perché al di là di fare qualche patatina e qualche crocchetta non potrai fare molte delle preparazioni perché il cestello è troppo piccolo. Il prezzo è sicuramente invitante, ma spendendo poco di più puoi andare a fare un acquisto mirato che ti durerà a lungo. Una capienza minima, secondo me, da prendere in considerazione è dai 4 litri, 4 litri e mezzo in poi. Questo perché ti aiuterà, in una sola cottura all'interno del cestello, a mettere molto più cibo o a fare due preparazioni, cosa che nei modelli più piccolini è impossibile da fare. Altro aspetto, il tipo di cestello. Rotondo oppure quadrato?
Sembra una considerazione stupida, ma in realtà scegliere il cestello migliore ti aiuterà ad avere più possibilità di cottura. La maggior parte delle friggitrici ad aria che troviamo in commercio hanno un cestello di tipo rotondo. Il design si è decisamente evoluto e, visto che sono passati diversi anni dall'ingresso di questo elettrodomestico, si sono evolute anche le tecniche di cottura che prima si pensavano impossibili. Oggi abbiamo la possibilità di scegliere anche un cestello quadrato, che a differenza di quello tondo ci permetterà di avere molto più spazio all'interno per poter cucinare le nostre pietanze. Il cestello di cottura all'interno del cassetto è stato il primo sistema utilizzato per far funzionare la friggitrice ad aria. Si pensava che l'aria dovesse circolare completamente per avvolgere bene il cibo e avere quindi uno spazio anche all'interno, quindi creando un intercapedine. Per ridurre le misure generali della friggitrice ad aria e quindi fare in modo che anche chi come me con una cucina piccola come questa potesse acquistarla, si sono messi a studiare un nuovo tipo di cassetto che permette la stessa identica cottura, ma è stato tolto il cestello ed inserita una griglia sul fondo. Questo è il risultato. Abbiamo semplicemente una griglia, eccola qua, che si va a posizionare sul fondo del cassetto, quindi non abbiamo un doppio cestello e uno spazio circostante. L'aria circola ugualmente perché, come vediamo, la griglia sulla base è completamente forata, quindi a livello di cottura non cambia assolutamente nulla. Otteniamo in questo modo ancora più spazio per il nostro cibo. Dal punto di vista della manutenzione c'è un altro aspetto che devi valutare attentamente. Non tutti i cestelli vanno in lavastoviglie. La maggior parte devono essere lavati a mano. Questo è un aspetto importante da valutare perché il cestello del primo modello è tutto forato con tante aperture metalliche per far circolare l'aria e sono veramente difficili da lavare anche a mano, mentre il sistema con la griglia appoggiata sul fondo è molto più semplice perché basterà prendere la griglia e metterla nello spazio di un piatto, quindi non ti occuperà spazio neanche all'interno del cestello della lavastoviglie. Un altro aspetto da prendere in considerazione sono delle funzioni aggiuntive che alcune macchine hanno e altre non hanno, e sono proprio le tre funzioni di cui ti parlavo all'inizio, quindi il preriscaldamento, mantenimento in caldo e lo scuoti cassetto. Il preriscaldamento è fondamentale per tutte le cotture dei cibi freschi, mentre per i surgelati non servirà assolutamente. Questo programma avvierà la macchina per 3 o 4 minuti intorno ai 200 gradi e andrà a preriscaldare l'interno, un po' come facciamo con il forno di casa, solamente che qui bastano 3 minuti. La funzione di mantenimento in caldo, Keep Warm, permette di poter mantenere il cibo a una temperatura più o meno fra i 70 e i 75 gradi per 5 o 6 minuti a seconda del modello che andrai a scegliere. Ultima, ma non per questo meno importante, è la funzione Shake, che è la mia preferita. La funzione Shake serve per ricordarci quando dobbiamo andare a girare il cibo in cottura. Una volta inserita, la funzione calcolerà automaticamente la metà del tempo che noi abbiamo impostato e suonerà con 3 beep, ricordandoci di aprire il cassetto e rigirare il cibo in cottura. Wi-Fi, app e assistenti virtuali sono gli ultimi servizi che si vanno ad aggiungere in quelli della friggitrice ad aria. Sono dei servizi che fondamentalmente non servono poi a molto, almeno nel mio caso non mi interessano assolutamente. La dotazione di base di una friggitrice ad aria non prevede accessori inclusi, a meno che non ci sia da parte della casa produttrice una promozione particolare dove viene aggiunto insieme alla friggitrice ad aria un pacchetto di accessori che possono essere delle teglie o delle griglie per andare a fare altri tipi di cottura. Di base, all'interno della scatola che compreremo troveremo la nostra friggitrice ad aria, un manuale di istruzioni e in alcuni casi anche un piccolo libro di ricette che ci aiuterà a muovere i primi passi. Quanto consuma una friggitrice ad aria? Diciamo che non è possibile calcolarlo esattamente perché dipende in primo luogo dal tuo tipo di piano di abbonamento col gestore della corrente elettrica. Grosso modo ti posso dire che per un'ora di lavoro di una friggitrice fra i 1500 e 1700 watt potresti spendere dai 35 centesimi ai 75, ma dipende esclusivamente dal tipo di gestore e dal piano che hai sottoscritto con lui. E con questo ti ho detto veramente tutto quello che devi sapere prima di acquistare la tua friggitrice ad aria. Se questo video ti è stato utile, puoi lasciare un mi piace.
Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina. Rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video.